Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. In descrizione vi lascio sempre i link ai prodotti e video consigliati. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Nel video di oggi proseguiamo la serie dedicata a Dungeons & Dragons dipingendo un Hankytanky. Il modello che dipingerò è di Loot Studio, stampato in resina. Iniziamo quindi dal primer. Dato che ci sarà molto metallizzato, meglio partire da un primer scuro. Possiamo scegliere di usare un primer satinato, come il Molotov, oppure uno più opaco, come quello di Scale 75, da diluire con qualche goccia di thinner. In ogni caso, stendiamo a pennello o ad aerografo, se ne disponiamo, uno strato sottile su tutto il modello e lo lasciamo asciugare. A questo punto possiamo procedere sia a pennello che ad aerografo. Con quest'ultimo ovviamente il processo si velocizza e otteniamo una stesura migliore. Con un marrone caldo e scuro coloriamo l'intero modello così da coprire il primer e creare un punto di partenza per il resto dei colori. Con uno più chiaro cominciamo a far emergere i volumi dell'incarnato, colorando con precisione solo le aree voluminose e rivolte verso l'alto di viso, mani, braccia e pantaloni, dato che li faremo comunque di cuoio. Possiamo aggiungere anche qualche volume e variazione cromatica veloce alla basetta e poi lasciamo asciugare tutto. Se invece non disponessimo di un aerografo, anziché iniziare a portare avanti i volumi così, procediamo a pennello, creando un mix tra un marrone più caldo e un ocra sulla wet palette. Questo colore lo utilizziamo per evidenziare in modo netto e coprente tutti i volumi che intendiamo poi illuminare. Tutte le aree visibili e rivolte verso l'alto, e per il viso illuminiamo soprattutto la parte centrale, lasciando i lati più in ombra. Con il marrone più scuro nel mix, usato questa volta puro, coloriamo ora tutte le aree rimaste scure. Ovviamente, nulla ci vieta di utilizzare tutta un'altra combinazione di colori per l'incarnato della nostra Hankytanky. Ora che abbiamo questa divisione netta, creiamo un mix più chiaro, con maggior percentuale di ocra, con il quale lavorare all'interno delle aree già illuminate prima, ma restringendo l'area. Aggiungiamo ai colori usati anche un giallo molto chiaro e luminoso, da spezzare con l'ocra per ottenere un mix davvero deciso e luminoso. Con questo intensifichiamo i volumi del viso, concentrando la luce sulla fronte, gli zigomi, il naso, il mento e il labbro inferiore, tralasciando le braccia. Se poi alleggeriamo questo colore e lo rendiamo una velatura, aggiungendo poca acqua e scaricando quasi completamente il pennello, possiamo usarlo per ammorbidire gli stacchi, iniziando la pennellata fuori e riportandola nella sua zona di appartenenza. Possiamo anche insistere nelle zone dove lo stacco è più visibile facendo più passate una volta asciutte, oppure utilizzando il color ocra di partenza con piccoli tratteggi. Passiamo quindi agli occhi, prendendo un pennello sottile con il quale abbiamo un buon controllo e il colore nero. Tenendo pochissimo colore sulle setole, ma abbastanza da farlo scorrere con facilità, segniamo le sopracciglia e tutta l'area degli occhi, allungando leggermente l'estremità esterna per simulare il trucco. Decoriamo poi il viso con i caratteristici segni intorno agli occhi, ai lati e sulla fronte e ingrossando i puntini sulle tempie. Ora che abbiamo tutto il viso decorato, possiamo inserire la sclera negli occhi, non con il bianco, ma con un colore come l'avorio o simili.
All'interno di questa, sempre con il pennello sottile e un colore a nostra scelta, inseriamo una piccola iride. Per dare più varietà cromatica al viso, possiamo leggermente arrossire il labbro inferiore e poi le estremità delle orecchie con un colore rosato, non troppo coprente. Ora che abbiamo terminato l'incarnato, possiamo passare all'armatura. Dato che si tratta di miniature da gioco, useremo i colori metallizzati. La grande brillantezza dell'argento delle armature Ghitianchi la renderemo usando due colori non metallizzati, un marrone e un grigio blu, e un colore argentato centrale. Unendo grigio antracite al metallizzato, in parti sempre maggiori, e scurendo appena la tonalità più scura, creiamo diverse varianti di metallizzato leggermente azzurrato. Questo fungerà da argento che riflette i colori del cielo e che sarà più scuro e meno riflettente nelle zone in ombra e più brillante e chiaro in quelle in luce, laddove useremo le miscele con più argento metallizzato. Facciamo lo stesso anche con il marrone, creando un marrone poco riflettente e anche una sua versione più scura. Questo simulerà i riflessi nel metallo del mantello marrone, delle parti in ombra dell'incarnato e soprattutto della terra della basetta. Ora che abbiamo la nostra base poco luminosa, dobbiamo intensificare i volumi e lo facciamo usando il nostro metallizzato di partenza, questa volta usato puro. Con precisione lo applichiamo solo nelle aree più in vista, evitando i recessi e le parti in ombra. In questo modo riusciamo a dare volume ai colori metallizzati, che altrimenti sarebbero totalmente in balia della luce. Se ne disponiamo, possiamo ulteriormente intensificare alcuni punti con un argento ancora più chiaro. Lo usiamo sia come base per le gemme rosse, così da dargli luminosità, sia sui punti bene in vista dei volumi segnati prima, ma senza esagerare. Tornando sulle gemme, prepariamo una velatura rossa da stendere sopra al metallizzato applicato poco prima, in modo che si colori ma rimanga brillante. Infine aggiungiamo un punto di argento come riflesso massimo in tutte le gemme e in ognuna rivolta verso la luce. A questo punto sul modello abbiamo un incarnato saturo e colorato e un elemento molto luminoso e chiaro come l'armatura. Meglio quindi bilanciare con altri elementi scuri. Quindi, dopo aver seguito la stessa tecnica già vista per fare anche la spada, prendiamo una velatura nera per scurire le ombre dei pantaloni di cuoio. Mentre è ancora bagnata, coloriamo la parte sopra con il marrone e sfumiamo velocemente la linea di stacco con il wet blending. Una volta asciutto, arricchiamo la superficie con piccoli puntini e cuciture appena più chiari del colore sottostante, ma senza esagerare. Restano solo un paio di elementi di cui occuparsi e possiamo farlo utilizzando la tecnica del dry brush. Personalmente non la inserisco molto nella mia pittura per via dell'effetto sporco che lascia, ma in alcune situazioni e con piccole accortezze è quella giusta. Iniziamo da un pennello piatto oppure rotondo o come nel mio caso ricavato da un pennello ormai vecchio. Raccogliamo quindi poco colore e se ne eliminiamo una buona parte sul foglio della wet palette riusciamo ad ottenere una leggerissima umidità utile per evitare la polverina. L'importante è che il foglio non abbia acqua in superficie o si bagnerebbe troppo. Poi, se necessario, ne eliminiamo ancora un pochino sulla carta assorbente prima di passarlo sul mantello. Non premiamo troppo in modo che i recessi restino scuri. Facciamo lo stesso anche con un paio di tonalità più chiare per illuminare via via solo le aree più sporgenti del mantello peloso. Seguiamo poi lo stesso procedimento anche per la basetta, che potremmo fare anche di roccia o arricchire con delle vegetazioni dipinte o applicate, in base ai nostri gusti. E dopo aver rifinito anche il contorno della basetta con il colore nero, questo è il risultato finale. E con questo si conclude anche il video di oggi.
Come sempre, spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!